sono Cagiolino, il simpatico cane Sicanium. Piu! Oggi sto continuando il mio viaggio per la bellissima Sicilia e mi trovo a Palermo davanti al Massimo. Sapete cos'è il Massimo? No! È uno dei teatri più grandi d'Europa e i suoi lavori di costruzione sono iniziati nel 1875. Gli architetti che l'hanno progettato sono Giovan Battista Basile e suo figlio Ernesto Basile. Biu, che architettura! Sapete cosa c'è scritto lassù? No! C'è scritto: l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Un messaggio importantissimo che sottolinea a tutti quanti il valore dell'arte che adorna tutta la Trinacria. Pensate, bambini, qui ogni anno vengono messe in scena tra le più famose e belle opere teatrali di tutti i tempi. Biu, quanta cultura! Ma mi hanno detto che qui a Palermo c'è un posto particolarissimo, pieno di piante provenienti da tutto il mondo. Andiamo insieme a vederlo! Nella bella conca che d'oro colora la terra, nella bella città di storia e cultura ornata, prosegue il viaggio. Tra posti incantati e profumi che quasi è possibile toccare, Palermo incanta e affascina in ogni suo angolo. Le voci, i richiami, i colori e i profumi dei mercati. Mentre l'arte, le vie e le fontane colmano gli occhi, la santuzza dalla vetta del suo monte ci abbraccia in una dolce stretta che tanto cara è a chi vive in questi luoghi. Eccoci qui, bambini! Siamo dentro l'orto botanico di Palermo, uno dei più antichi d'Europa. Qui si possono vedere piante particolarissime ed esotiche. Sapete quante specie di piante ci sono qui dentro? No! Ci sono 12.000 specie di piante differenti, veramente tante! L'orto botanico accoglie anche un erbario. Biu, che posto meraviglioso! Ma guardate lassù, bambini! Vedo un bellissimo pappagallo che abita qui! Andiamo insieme a conoscerlo! Ehi, ciao! Io sono Cagiolino, e tu chi sei? Ciao, Cagiolino! Io sono De Piccinis, un colorato e brioso pappagallino! Biu, quanto sei bello! Ma che ci fai qui? Sai, Cagiolino, io non sono originario di Palermo, ma ormai abito qui da tantissimo tempo. Qui ho trovato tanto cibo e un clima perfetto per far crescere i miei pappagallini. Ma è vero che sai parlare come gli umani e che riesci a imitare tantissimi suoni? Beh, sì, Cagiolino, è proprio vero. Noi pappagallini siamo famosi per sapere imitare tantissimi suoni e moltissime voci. Senti un po'. Biu! Biu, che sei simpatico! Mi ha fatto tanto piacere davvero conoscerti! Ciao a tutti, bambini, e alla prossima avventura!